Se sei alla ricerca di uno zainetto leggero che ti consenta di affrontare la giornata di studio e lavoro senza farti sembrare un Boy Scout, stai guardando il video giusto. Ciao, sono Zane di Turbola.it e questa è la recensione dello zaino leggero Xiaomi in vendita a soli 7 euro sul sito GearBest. Se vuoi sapere come funziona e come mi sono trovato dopo un paio di settimane di utilizzo, guarda il video. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Considerato che questo è uno zaino che vuole unire anche un bello stile alla versatilità, e io non sono certamente un campione in quanto a stile. Direi proprio di no. Sono qui con Francesca di pasticciotti.it che ci parlerà delle qualità di questo zaino. Ciao a tutti ragazzi! Xiaomi è un'azienda cinese diventata famosa in tutto il mondo per la sua produzione di smartphone a basso prezzo. Tuttavia, Xiaomi produce una vasta gamma di oggetti che vanno dagli elettrodomestici alle biciclette fino ad arrivare a accessori per la persona di ogni tipo. È esattamente così ed è per questo motivo che, già apprezzando l'azienda per la qualità degli smartphone, ho deciso di acquistare il loro zainetto a 7 euro sul sito GearBest. Lo zaino Xiaomi ha un formato decisamente ristretto, ha un'altezza di 37 cm, larghezza di 23 cm, spessore di 10 cm ed è molto leggero, si aggira attorno ai 165 grammi in termini di peso. Il comparto principale, raggiungibile dopo aver abbassato la cerniera, offre anche una tasca interna sufficientemente ampia da ospitare un tablet o un quaderno. Sul frontale troviamo invece una sezione completamente separata, anch'essa protetta da una cerniera indipendente. Ai lati vi sono due tasche aperte, destinate ad ospitare altrettante borracce. La mia bottiglietta da mezzo litro calza con un po' di attrito, proprio quanto basta ad evitare il rischio che possa scivolare fuori durante gli spostamenti. Sono invece troppo strette per una tradizionale bottiglia da un litro. Xiaomi lo classifica come uno zaino impermeabile. Il tessuto esterno certamente lo è, visto che sostanzialmente è in plastica, e la buona qualità delle cerniere e di tutte le cuciture fa ben sperare anche per quanto riguarda le giunture. Lo schienale per essere realizzato in una gomma piuma morbida e mantiene quindi la forma, però attenzione a non piantare degli angoli a perpendicolo perché sarà più o meno proprio come averli conficcati nella schiena, alla luce del fatto che non è particolarmente spesso. Gli spallacci sono realizzati nello stesso materiale e, nonostante siano abbastanza stretti, distribuiscono bene il peso che presumibilmente riusciremo a infilare in questa capacità ridotta. Lo zainetto Xiaomi è disponibile in varie colorazioni. Noi abbiamo scelto il ghiaccio blu, un verde azzurro chiaro, ma per le ragazze e per i designer stravaganti ci sono tante altre colorazioni. Lo stile è unisex, adatto un po' a tutte le età, ma le versioni colorate sono probabilmente più in linea con un abbigliamento casual. Le declinazioni in nero, al contrario, possono accompagnare un abbigliamento più serioso a una riunione di lavoro non troppo ingessata. Non mi spingerei invece ad abbinarlo ad un abito da uomo in una situazione formale. L'unico marchio in vista è un quadratino con la dicitura Mi presente sulla tasca esterna. È abbastanza discreto, però francamente ne avrei fatto volentieri a meno. Certo. Gli spallacci sono stretti quanto basta da evitare il look da bambino che va alle elementari. Ma l'ampia asola che si presenta sulla parte superiore, che permette di agganciare lo zaino ad un gancio, è abbastanza appariscente, e anche questa, fosse stata qualche centimetro più stretta, sarebbe stato certamente meglio per il look generale. Personalmente ho scelto questo zainetto proprio per via delle sue dimensioni molto ridotte. D'altro canto però, chi sia abituato a portare con sé dei quintali di attrezzatura farebbe meglio a orientarsi su un altro modello. Già un notebook da 16 pollici è troppo ingombrante e non entra. Un ultrabook da 13.3 è la dimensione ideale, calza invece alla perfezione, lasciando spazio anche per tutto quello di cui potremmo aver bisogno per affrontare la giornata. Cuciture e cerniere sembrano robuste e reputo possa essere un prodotto durevole per svariati anni. Cosa dire in definitiva? Personalmente questo zainetto mi è piaciuto, sia per la versatilità, sia in termini di utilità e sia per quanto riguarda lo stile. E soprattutto il fatto che venga venduto dal prezzo di soli 7 euro certamente non guasta. Se dunque siete interessati ad acquistare questo zainetto, potrete trovarlo seguendo il link al sito di GearBest che abbiamo inserito qua sotto nella descrizione del video. Ovviamente ogni acquisto ci conferirà una commissione, quindi grazie in anticipo se lo seguirete. Se invece non volete seguire il link, basta che andate sul sito gearbest.com e cercate zainetto leggero Xiaomi per trovarlo. Bene, da Zane di Turbola.it
pasticciotti.it e da Francesca di pasticciotti.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione per fare mi piace, per me è sempre estremamente molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato invece ogni volta che pubblichiamo un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto. Al prossimo, ciao! Ciao! Da Zanna di Turbla.it è tutto. E da Francesca... Ci siamo scherzati, scusa. No. Rifacciamo.